Giornata numero 8 per il settore giovanile allo Sporting Center in campo Vigor Perconti Romulea, impossibile annoiarci. Numeri da capogiro per entrambe le squadre, Blaugrana a punteggio pieno con 18 punti all'attivo, mentre gli Amarantoro hanno pareggiato contro la Roma e Fondi, vincendo le restanti 5 partite. Tanta qualità da una parte all'altra con due degli allenatori di maggior talento per la categoria. Primi squilli da calcio piazzato per gli ospiti con il destro di Nobile, che ha provato a beffare Dipinto, ma la sua conclusione esce di poco. Rispondono subito i ragazzi di Nicolai con una bella girata di testa di Ciaralli, bella la sua intenzione, ma la sfera va di poco sopra la traversa. La Vigor a testa bassa ci prova ancora di testa con Costa, va vicino alla rete del vantaggio. Romulea dall'altra parte con Caputo che si accende, ma non inquadra la porta da posizione defilata. Poi da posizione alquanto impossibile, prima Pillera e poi Nobile preoccupano leggermente Dipinto, che comunque era in traiettoria ed ha osservato la palla finire sopra la sua testa. La Vigor si riaffaccia con Loreti, che non è preciso davanti a Stortini. Secondo tempo che parte in quinta per la formazione di Giuseppe Porcella, con l'accelerazione di Caputo che a tu per tu prima si fa murare da Dipinto e poi è il più lesto di tutti a mettere in rete lo 0-1, gol che fa esplodere la gradinata. Vigor Perconti 0, Romulea 1. Dopo appena 20 secondi Loreti sciupa una grande palla gol per il pari immediato della Vigor Perconti. Ancora leggera la retroguardia blaugrana, ma Caputo, dopo aver anticipato Dipinto con scaltrezza, colpisce il palo a porta sguarnita. Ciaralli dal limite se la lavora bene, ma mette il corpo lì dietro e spara alto. A pochi minuti dalla fine Nobile non riesce a chiudere la gara, ma poco importa nel computo finale, visto che Mazzotta fischia 3 volte e fa volare la Romulea a meno 1 dalla vetta, presidiata sempre da Nicolai, che nonostante la sconfitta si reputa molto soddisfatto della prova dei suoi giocatori.